abitato in questa zona con la mia famiglia, con mia nonna, proprio qua davanti al numero 21. Io lavoro qui al numero 16 e la casa di mia nonna e la casa dei miei genitori era qui al numero 21. E poi quando mi sono sposato ho cambiato quartiere, ma adesso no, lavoro soltanto qui, lavoro qua nel ristorante, ma abito da un'altra parte. Questa è la zona del ghetto, ma il ghetto non esiste più perché è stato demolito alla fine dell'Ottocento. Il ghetto di Roma dura dal 1555 fino al 1870. Sono più di tre secoli durante i quali gli ebrei romani vivono chiusi dentro un ghetto, dentro un'area circoscritta, e potevano uscire soltanto la mattina e poi tornare la sera. E quando gli ebrei uscivano dal ghetto, dovevano avere un segno distintivo per riconoscerli, perché non dovevano mescolarsi con la popolazione cristiana. Il Papa, Paolo IV si chiamava, aveva deciso che gli ebrei dovevano stare separati e isolati per non mischiarsi con i cristiani. Io vado in sinagoga o al tempio, come si dice in italiano, il giorno dello Shabbat, il sabato. Ci andavo con i miei figli, adesso i figli sono grandi, vado da solo. Allora, durante la prima guerra mondiale molti ebrei hanno partecipato alla guerra mondiale, anche medaglie, valori, eccetera. Invece la seconda guerra mondiale, con le leggi razziali, agli ebrei viene impedito anche di fare il servizio militare, non potevano fare il soldato. E con le persecuzioni antisemite volute dal fascismo e dal nazismo, la mia famiglia nel suo complesso si è salvata. Soltanto mio nonno, il padre di mio padre, è morto ad Auschwitz. Solo uno. È andata bene, nel senso che molte famiglie, soprattutto quelle che abitavano qua in questa zona, hanno avuto proprio tutta la famiglia distrutta e uccisa. Una vita tranquilla, normale, considerando anche il fatto che non è più un quartiere a maggioranza ebraica, nel senso che questa è la zona dove una volta esisteva il ghetto e quindi naturalmente molti abitanti del quartiere sono ebrei, però siccome è diventata una zona molto prestigiosa, molto da ricchi, gli ebrei poveri sono andati via, hanno cambiato zona, sono andati ad abitare in altre parti della città e soprattutto sono venuti ad abitare qui persone più ricche, gente del cinema, della televisione, giornalisti, professori, eccetera.